nuova puntata della video reaction American Horror Story Cult, l'ultima puntata precisamente. Poi ci sarà la recensione per parlare un pochino così. Quindi tutte le nostre impressioni sulla stagione intera arriveranno dopo, riservatemele per dopo. Ora parleremo solamente dell'ultima puntata. Tranquille, la recensione arriverà tra pochissimo. Non pochi minuti, dico qualche giorno in quest'anno. Un attimo. Ma prima di iniziare, se vi piacciono questi video e vorreste supportarmi, potete farlo iscrivendovi al mio canale, mettendo un like al video, condividendolo. Sono delle piccole cose che mi aiuterebbero un sacco, sacco, sacco. Un sacco. Yeah. Eccoci qui per l'ultima volta nel fare questa video reaction e poi ci rivediamo l'anno dopo. O forse, non lo so, American Crime, American Horror, no, American Crime Story, non lo so, che dite? Quello là merita fare la video reaction, però non lo so di che cosa parliamo. È vero, potremmo parlare di Edgar Ramirez oppure di Ricky Martin. Ci sarebbero così tanti argomenti, ma va bene, andiamo dopo. È finalmente arrivata l'ultima puntata, è iniziata e io già sto lì, non capivo niente. Dicevo, Kai, prigione, chi sono queste persone? Chi è quella? Oh mio Dio! Inoltre vedevo queste persone e dicevo, ma chi sono? Cioè, ma l'hanno arrestati tutti? Ma chi sono sti tipi? Ma perché Kai sta a far cavetto? Io non capisco. Kai sta in prigione, arrivano sti due vichinghi e insomma ne zaccagna uno se mena. Io ero lì che non capivo, dicevo, ma questi erano quelli tipo della sua congrega o so gente nuova? Perché io non mi ricordo. Sinceramente poi il fatto che io non sapevo riconoscere i volti, diciamo che non aiuta in questi casi, perché mi sembravano tutti uguali. Ho fatto, boh, magari sono fatti crescere la barba e io per quello non li riconosco. Boh. Che vedo di? Kai ammazza quello, insomma sta a fare tutto il suo piano, abbiamo capito. Kai è impazzito, vede la sua doppia personalità che è tale Jack. Ah no, Jack, Chuck, Jack, stavo a citare Chuck. Fight Club, scusate. Ma 11 mesi prima, ritorniamo indietro e vediamo Evan Peters, ovvero Kai, che la tira sempre più grande, sempre più lussuosa, sempre più cool, ovvero non 100 Tate, la notte delle 100 Sharon Tate, ma delle 1000 Sharon Tate. Buh, giusto così per andare sul sicuro, per non allargasse troppo, eh? Beverly non ce la fa più, sta lì e fa per favore Ally, fammi fuori, io non ce la faccio più. E lì scopriamo che Ally ha ucciso Speedwagon quella sera e non erano d'accordo perché lui era tipo sotto controllo con la polizia mentre lei stava con l'FBI. E io mi sono domandata, ma allora perché l'ha ammazzato? Cioè, scusate, voi avete capito questa cosa? Io perché non l'ho tanto capita. Scopriamo che Ally stava in combutta con l'FBI, ma noi già avevamo annusato qualcosa, non ce la raccontava giusto, e su, dai. E come noi avevamo sospettato puntate e puntate addietro, qualcosa era accaduto proprio nell'ospedale psichiatrico. E noi lo sapevamo, perché noi leggiamo il futuro. La vediamo qualche tempo dopo che fa la ristoratrice, e anzi, le cose vanno pure meglio rispetto alla moglie. Tie Ellen Page bionda, tie! L'aver denunciato Kai e essere uscita da una setta, pum, l'ha fatta diventare un'eroina. Ma lì chi la va a incontrare? La va a incontrare Bev. Bev che stranamente non sta mietendo nessuna vendetta. Io sinceramente mi sarei aspettata una vendetta anche nei confronti di Sarah Paulson, però in fin dei conti gli ha salvato il sedere, nonostante insomma gli stavano a creare il mondo, l'inferno, a ora c'è Sarah Paulson. Sarah Paulson fa una scena, fa no perché Kai ha ucciso mia moglie, io la amavo tantissimo. Ah Sarah, ma cosa? Ma cosa? Subito la fidanzata, subito dopo. Sarah. E anzi, strafava tutta la scenetta e poi gli fa, ma senti Bev, ma te vado a fare sta cosa? Io c'ho il compleanno di Caccolo, te vado a venire. E c'è Caccolo vestito come pensionato, ma perché? Con le bretelle, la coppola stile Michele Sardella, qua la camicia, cioè ma perché è vestito da anziano sto bambino per tutta la stagione? Io speravo ci fosse tipo un motivo, tipo lui che fosse in realtà tipo una reincarnazione dei Twisted Clown, mi ero fatta tipo dei mega viaggioni mentali. Invece in realtà non era nulla di tutto ciò, era semplicemente vestito male, punto, punto, that's it, era semplicemente vestito male. Inoltre non so se avete sentito, però a un certo punto, proprio durante la festa del compleanno, citano Lana Winters. Oh mio Dio! Io ero così, ma Lana Winters è quella della seconda stagione? Sì, oppure è un personaggio realmente esistito che non ricordo, sembra avere il nome di un personaggio della serie TV. Invece no, era un personaggio della serie TV, però ormai vita e serie TV si stanno unendo in American Horror Story. Ma quanto era bravo Evan Peters nel ruolo di Kai, bravo, 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 figo, figo, figo.
quel momento Pooh riceve una chiamata da Kai, che lui scavoccia lì alla pensione, si mette a urlare, a buttare roba. Lei è spaventata, però in realtà noi alla fine scopriremo che è tutta una finta. Sarah Paulson ha messi tutti nel sacco. Scopriamo anche che Sarah Paulson si è candidata per il Senato. Chi è Evan Peters? Chi è Kate? Deve fare il dibattito e Bev, che segue la sua campagna elettorale, dice: senti Sarah, qua la vedo un po' male, perché qua te vedono come una vittima, vedono sempre sto gay, insomma tu non riesci a scollartelo di dosso a questo, quindi che se inventiamo? E lì Sarah Paulson dice: ci penso io. Proprio durante la sera del dibattito, Sarah Paulson riceve una visita da Kai, che è evaso. Ha ammazzato il tizio che gli assomigliava, gli ha strappato la faccia, io, oh mio Dio! E subito ho detto, sicuro che si presenta per ammazzarla. Infatti, tac, proprio, tac, si è presentato, ha fatto tutta la scena con la pistola che gli ha dato la sua cosa carceraria, va lì e fa, ti è Sarah Paulson, ti è Sarah Paulson, tic, non spara, clic, 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 non spara. Chi è Kaita? Si è presa in quel posto? E lì capiamo che Sarah Paulson era d'accordo con la poliziotta, l'ha un po' manipolata pure lei, ma ha fatto tutto sto casino semplicemente per far vedere ai suoi elettori che lei è forte, ha battuto Kai davanti a tutti. Kai c'ha pure un buchetto nella testa, giusto così, davanti alla TV nazionale. E diciamo che ha fatto tutta sta mega trama epica, epica, epica! Oh, buh, Sarah Paulson, buh! E lì vince nel finale, la vediamo truccarsi, sistemarsi, e cosa succede? Pa, un cappuccetto, qual era quel cappuccetto? Era quello di Valerie Solanas. Capiamo che Ellie è a capo di una setta, tanto quanto Kai. Questa cosa è stata, boh, mind blow! Sembrerebbe portare avanti i principi, insomma, l'estetica della cosa di Valerie Solanas, ma insomma, noi avevamo capito che in American Horror Story Cult non conta effettivamente quello in cui credi, ma vuoi solo aver potere, quindi è giusto una scusa. Nel mentre mette Caccolo a dormire vestito come l'anziano, come al solito, pure per dormire, non lo so, al pigiama, e le ciabatte quelle in pelle, cioè, avete presente le ciabatte da zio, che non so ciabatte vere, tipo quelle che trovi al negozio, ma tipo in cuoio. Chi utilizza più le ciabatte in cuoio? Ora ci sarà qualcuno di voi, un'associazione dei ciabattari in cuoio, che tipo mi denunciano, ma va bene, sono pronta per queste altro. Ma di tutte queste cose del finale, di che cosa voglio dire? Ne riparleremo nella prossima puntata, ovvero quando ci sarà la recensione di American Horror Story Cult, dove sarò molto più posata, professionale, scicchettosa. Ho letto dei commenti su internet in cui hanno detto: qui ci sono le femminazzi. Io sono rimasta così, cioè, ma non avete capito niente del video, del film, della serie TV? What? Questo è tutto, era l'ultima video reaction di American Horror Story Cult. Noi ci vediamo alla prossima video reaction, che non lo so quando sarà, ma soprattutto ci vediamo alla recensione da parte di me e Checkolo. Buonanotte, anche se sono le 2 del pomeriggio, ma che risposta, l'ho vedere questo video di notte e non quando l'ho messo in carica all'inizio? Boh, non lo so. Cosa ne pensi, Shiloh? E se Shiloh fosse a capo di una setta? Divine Pipiscio? Oddio tesorino, oddio. A voi le conclusioni. Ciao.